Hai da fare venerdì sera? Oh, beh, no. Oh, scusa. Aspetta, ho da fare io. Cosa fai sabato sera? Oh, no, niente, io... Stai andando a ruba, quanto sento. Lo so. Cos'è? Hai un principio di lepra? Da cosa nasce l'idea di questo libro? Nasce dal mio mestiere, che è quello di critico cinematografico, dall'obbligo di vedere tanti film. Ho calcolato, ne ho visti in tutta la vita più di 10.000. Alla fine questi film, con le loro parole, si infilano nella testa, non c'è modo di fare altrimenti. Tutte queste parole le ho in qualche modo distillate, fatto venire fuori quelle che mi sembravano le più belle, quelle che possono servire a chi legge il libro, magari da usare al momento giusto, e ci ho tirato fuori questo piccolo librino, che però è il frutto di tanti anni di visioni di film, letture di sceneggiature. Insegno sceneggiatura alla Scuola di Cinema Immagine, e quindi poi alla fine è la sceneggiatura che amo molto. I film sono fatti di parole. E poi c'era questa frase di Nanni Moretti: faccio cose, vedo gente, che fin da quando lo vidi da ragazzo mi si conficcò nel cuore, diciamo, nella mente, e che è ritornata fuori come titolo del libro, faccio cose, vedo gente. Come ti sei sentito a interpretare alcune citazioni del libro? Beh, molto strano, io faccio anche il doppiatore, ogni tanto mi è capitato di farlo, è un tipo di, la tipologia del mio lavoro che mi piace molto. Certo, queste non mi era mai capitato di farle, perché erano veramente miti, quindi è stato anche emozionante e divertente. Io ti amo, ma tu mi ami? Amore è un termine troppo debole per... Ecco, io ti stramo, ti adamo, ti abramo. Le due parole che uno desidera di più sentirsi dire: ti amo? Assolutamente no. È benigno.